Guardate che bello, spammiamo. Ti prego non buggarti. Wow raga, troppo spettacolare. Uè ragazzi e bentornati su Kino TV. Oggi vedremo insieme il demolitore a vapore. Perché ho scelto proprio questa falce? Perché ve lo spiego subito. Innanzitutto l'ho vinta viola e premetto che avrei voluto trovare quella con la perk nuova. Ma se noi andiamo ad aumentare la rarità a questa falce, guardate, eliminare un nemico crea una nube di vapore dannoso. Ho aspettato e non so quante ne ho quanti lama ho aperto per cercare proprio questa falce. Non tanto la falce, perché di falci così ne ho trovate. Volevo trovare questa perk qui, l'ultima perk. Perché raga? Perché è una perk particolare. In più ha pure il tempo di ricarica. Questo avviene solo una volta ogni 5 secondi. Ossidiano o scaglia buia? Questa è una domanda che tormenta molti di noi. Ci tormenta ogni giorno perché non si sa mai come è meglio evolverla. In questo caso raga, io vi faccio questo ragionamento. Mi baserò sulle falci che ho evoluto precedentemente. Ce ne ho già due e entrambi in scaglia buia, quindi in raggio solare. Siccome questa falce, il mio obiettivo principale, ve l'ho detto, è darla al difensore, non andrò a evolverla in raggio solare. Semplicemente gli cercherò di dare un po' più di durevolezza evolvendola in ossidiana, soprattutto anche un po' più di velocità d'attacco. Essendo in core lucente, sappiamo che aumenta la velocità d'attacco. Quindi procediamo. L'ho percata così: 135 danni critici, livello critico. L'elemento l'ho lasciato natura per voi. Efficacia energetica, attacco pesante, perché sappiamo che ha un attacco pesante veramente veramente tosto e veramente devastante, lo vedrete nel video. Danni ai mostri della nebbia e ai boss aumentati, anche se avrei potuto lasciargli quella del tormento, visto che andrò a utilizzarla con una perk sull'equipaggiamento eroe che mi darà il tormento su tutte le armi da mischia. Però così posso usarla a 360 gradi, diciamo, posso usarla anche con qualsiasi altro, cioè se entro col soldato così posso usarla anche così senza avere troppi rimorsi, diciamo. E la perk particolare, che è quella che mi colpisce di più. Voglio subito provarla. La build non ve la faccio vedere. Se vi piacerà il video, se vi piacerà quello che sto facendo nel video, vi lascerò la build alla fine. Ovviamente la falce, essendo di natura, raga, capite da soli che contro quelli d'acqua è fortissima, ma contro gli zombie di tipo fuoco è praticamente inutile. Intanto avete visto la nube di vapore, guardate. Che danneggia, sì, i piccoletti li danneggia, vediamo quanto persiste, un paio di secondi. Però vedete, è praticamente molto frequente, ogni 5 secondi. Certo, molto comoda se andiamo a utilizzarla negli accampamenti, però nel prossimo accampamento vi farò vedere qualcosa di molto molto più comodo. Attiviamo l'accampamento. Ok, sono abbastanza, sono di natura, intanto la nube di fumo fa il suo danno e io spammo L2. Guardate la mia energia, la mia vita, il mio scudo, guardate raga. Praticamente attacco pesante direi quasi infinito. Quasi. Oltre comunque anche a la rigenerazione dello scudo, eccetera eccetera. Possiamo anche farmare nel frattempo, guardate. Stupendo comunque. Noi con un colpo di falce adesso ci proviamo. Ecco, lui non lo riesco a uccidere, però quasi, dai. L'energia non me l'ha fatta in tempo a recuperare, perché ovviamente non ho fatto uccisioni. E vi ripeto che se siete interessati alla build, alla fine del video la troverete. Non l'ho messa all'inizio, così partivamo subito col gameplay. Cioè, praticamente mi state dicendo che più zombie ci sono in giro, meglio è con questa build. Ecco, ogni tanto si bugga l'attacco pesante e dovete un attimo ripartire col tutto. Ecco, ora sono persino di fuoco, quindi il danno assolutamente è ridotto. Come vedete i cicciotti, faccio un po' più di fatica a ucciderli purtroppo. In questo caso vabbè, andiamo di abilità, perché sennò non mi sbrigo più. Sono consigliate armi di elemento acqua, ma noi utilizziamo natura perché non siamo studiati. Ovviamente scherzo, però il proposito del video è proprio la falce, non avrebbe senso cambiare arma. Nonostante siano di fuoco, io la voglio mostrare. Però come vedete, cioè, li sciogli comunque, sì. Fai un po' più di fatica con quelli un pochino più grossi, però per i piccoletti, raga, si sciolgono comunque. Forse un colpetto in più, ma neanche. E questa volta speriamo che siano d'acqua. Sono elemento tipo acqua. Ci avete fatto caso che in alto viene l'elemento, raga, ogni accampamento? Guardate che bello, spammiamo.
Ti prego, non buggarti. Wow, raga, troppo spettacolare. E sia che è un mostro della nebbia, sia che è un piccoletto, lo sciogliamo. E sono da solo comunque ora, raga, non sono incrementato da compagni. Avete visto? Sono a livello 100. Le interfacce sono pubbliche. Allora, proviamo a spammarci la Storm Chest. Non ho lo squarcio, raga. No, di fuoco no, però. Dai, Storm Chest. Ti prego. Farcela ce l'abbiamo fatta. Un po' di difficoltà contro i zombie tipo fuoco? Sì. Un po' difficile, sì. Probabilmente mi converrebbe portarla tipo natura, questa falce. Vediamo se riesco a beccarlo. Ottimo. Mi converrebbe portarla energia, perché così riesco a utilizzarla contro tutti quanti, no? Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, raga. Siete d'accordo con me? Ora proveremo a farci l'accampamento bonus, sperando che siano d'acqua. Perfetto, raga. Perfetto, via. Il trucco è cercare di alternare i piccoletti e i mostri della nebbia. Però ricordiamo che i mostri della nebbia ci fanno comunque male. Però l'energia la recuperiamo solamente uccidendo. Sprecando l'energia recuperiamo lo scudo. Come vedete ora sono rimasto senza e rischio quasi di morire. È difficile da gestire da solo un super accampamento, però non è infattibile, come vedete. Se prendiamo le dovute precauzioni, magari. Ogni tanto si stoppa l'attacco pesante, questo è un peccato. Oh, guardate quanti sono qua. Via, via, tutti quanti. Comunque è molto fattibile, perché comunque non perdo. Andiamo, mi ributto in mischia ora, Via, mostro la nebbia. Andiamo verso loro, che prima li uccidiamo meglio è. Ottimo. Perfetto, i mostri della nebbia sono andati, ora rimangono solo i piccoletti. Ah, tu volevi scappare, E mi avvicino con l'attacco, non lo stoppo nemmeno certe volte. Molto molto bella come arma, Però state attenti, perché nonostante è di cor lucente, vi assicuro che non l'ho utilizzata tantissimo e mi si sta già sprecando. Quindi raga, attenzione, se volete farla un po' più forte, sappiate che comunque il raggio penso che vi andrà via molto molto velocemente, Questa addirittura è in cor lucente, state vedendo che, cioè, la durevolezza comunque va via, continuando a spammare questo attacco, come giusto che sia. Comunque ora la vorrei provare insieme a qualche compagno boostato al 140. Purtroppo dopo l'aggiornamento di ieri le persone stanno facendo fatica a lanciarsi in partita. Noi sì, siamo in due, è il massimo che sono riuscito a trovare per oggi. Comunque vediamo un po'. Come vedete me la cavicchio, Ma diciamo che me la cavicchiavo pure da solo. Ecco, lo smasher mi interessa. Vedete poi comunque, con la perk di tormento, che non sull'arma ma sui colpi critici che infliggono il tormento, ecco come gliel'ho inflitto critico. Recuperiamo un po' di vita e scudo. Ti salvo io, bro. Direi ottima comunque. È la mia falce preferita, basta. Ve lo sto dicendo, raga.
Come vedete, io spero sempre che mi pushano quanti più nemici possibili. Più nemici mi pushano, più nemici faccio fuori, più nemici, più energia mi danno indietro, più mi ridanno la vita, più energia spreco, più mi ridà lo scudo. È tutta una catena, raga. Tutta una catena. Ovviamente non posso stare a guardare uno smasher d'acqua. Cioè, l'ho demolito lo smasher d'acqua. Guardate, raga, ho ancora 70 di energia. L'ho demolito proprio. Raga, è spettacolare. È la mia falce preferita. Che dire, io penso di avervela mostrata a pieno. Io vi consiglio anche a voi di tenervela. Non di potenziarvela subito se non avete le risorse, ma tenetevi il progetto, perché come vedete è un'arma unica nel suo genere. Non si sa poi queste armi steampunk se saranno ottenibili, se riusciranno, eccetera eccetera. Io ho voluto cercare quella con la perk particolare, però non è essenziale. Anche con la perk di tormento, secondo me è un'ottima ottima arma. Anzi, visto che con questa falce colpisci roteando un po' tutti gli zombie, diciamo che col tormento può essere anche tanto tanto utile. Io per collezionismo preferisco le perk quelle particolari, visto che tanto il tormento ce l'ho su qualsiasi arma. Io vi invito a lasciare un commento per farmi sapere la vostra opinione come sempre. Sono sempre curioso, come vedete presto davvero tantissima attenzione ai vostri commenti. Cerco di rispondere sempre a quante più persone possibili. Se non riesco a tutti, raga, scusate, perché siete davvero tanti, tantissimi. Anzi, mi fa davvero davvero piacere sta cosa. E raga, detto questo, ci vediamo con il prossimo episodio. Bella bella!